Bentornati nella nostra serra di Datterino, anzi benvenuti se siete nuovi. In questo video parleremo un po' dei trattamenti fogliari acquosi. Come vedete ho una lancia in mano, noi la chiamiamo pistola. Bene, sicuramente voi vi siete chiesti, ma perché se questo produttore di fiducia utilizza un metodo di coltivazione con sostanze naturali, insomma naturale, perché dovrebbe fare i trattamenti? Bene, i trattamenti fogliari acquosi sono molto importanti, sono una parte integrante appunto del nostro metodo. Perché? Perché come sapete utilizziamo appunto corroboranti, concimi, biostimolanti e tutte sostanze che agiscono sia a livello radicale che a livello fogliare. Praticamente sono uguali i prodotti, insomma, in sostanza, che andiamo a utilizzare nei due modi, e si sinergizzano. Ovviamente la cosa più importante è l'azione radicale, perché è ovvio capire che le piante mangiano dalle radici, no? Fra virgolette. Con l'azione fogliare noi facciamo un'integrazione, se vogliamo, ecco, la possiamo paragonare a un integratore alimentare per gli esseri umani, giusto? Si utilizzano appunto per integrare. Ovviamente se non abbiamo una corretta alimentazione non possiamo sperare che prendendo appunto un integratore alimentare possiamo risolvere tutti i nostri problemi, se alla base non c'è una corretta alimentazione sana, completa. Va bene, ma io non parlo di alimentazione umana, ma bensì di agricoltura. Quindi con il nostro metodo, ripeto, se non andiamo a fare i trattamenti fogliari mettiamo a rischio le nostre piante, perché va bene sì il rafforzamento appunto a livello radicale, però a livello fogliare sappiamo la parte aerea delle nostre piante, soprattutto di pomodoro, come sapete io sono fissato con il pomodoro, è a rischio malattie, attacchi di parassiti. Quindi regolarmente si devono fare questi trattamenti, mediamente li facciamo una volta a settimana, poi ci possono essere delle variazioni in base al clima, alla fase di crescita della pianta o a situazioni a rischio particolari. Tendenzialmente è quello, una volta a settimana. Ovviamente si variano un po' questo trattamento, questa miscela, perché si tratta di un mix appunto di diverse sostanze, e soprattutto in base al clima, ecco, perché se è un clima più caldo nel pomodoro siamo più a rischio insetti, ovviamente, perché sono più rapidi a moltiplicarsi. E vi ricordo che alcuni insetti portano alcune virosi. Quindi quella più diffusa, come sapete, è la virosi dell'arricciamento fogliare giallo nel pomodoro, ma ne stanno nascendo di nuove. Quando siamo in una situazione di clima più fresco e umido si riscontrano malattie, ecco, fungine, che possono essere devastanti. Quindi noi, tramite sempre, ripeto, queste sostanze, questi prodotti che sono consentiti in agricoltura biologica, riusciamo a non solo prevenire, e anche questo è il concetto, andare a trattare regolarmente, principalmente per prevenire, quindi per non permettere a queste malattie o parassiti di iniziare a fare danni, ok? Perché prevenendo intanto risparmiamo. Ok, questo è un concetto che a alcuni può sembrare strano, a molti, anche a qualcuno che lo dovrebbe capire bene a livello tecnico, visto che lo fa per lavoro, comunque sia, e non mi riferisco solo ad altri colleghi, ma anche a persone molto più tecniche di noi. Comunque, stavo dicendo che la prevenzione dà anche risparmio, ecco, perché ormai ultimamente si parla solo di questo, costi, e di come andare a campare in pratica con qualsiasi tipo di lavoro. In ogni caso è facile capire che prevenendo non abbiamo danni se tutto va bene, ecco, sempre bisogna precisare, prevenendo utilizziamo meno prodotti, quindi meno quantità di prodotti, e ovviamente spendiamo meno soldi. In più, grazie alla natura stessa di queste sostanze che utilizziamo, non sono solo sostanze attive contro, che so, un tipo di insetto parassita o un tipo di malattia, ma sono sostanze che
fanno tante cose positive per le nostre piante, per le nostre coltivazioni in generale, ma ovviamente per il pomodoro noi abbiamo un occhio di riguardo perché è una coltivazione delicata. Non dico che è l'unica, ce ne sono molte altre delicate, è esigente pure, ok? Il pomodoro per arrivare a una certa qualità ha bisogno di tanti ingredienti, ecco, già prima di andarlo a mangiare. Bene, quindi quando noi andiamo a trattare non dobbiamo pensare che stiamo solo devo curare la peronospora oppure devo trattare perché ci sono tanti insetti. Noi andiamo a trattare per nutrire la pianta, per mantenere sempre salutare e bioattiva la nostra pianta e tante altre cose. Quindi ripeto, il prodotto non è fine a se stesso, ecco, non è solo un prodotto fungicida o insetticida, ma è tanto altro e non si perde niente. Sono tutte sostanze che restano nelle nostre coltivazioni, poi nel nostro terreno. Per questo consiglio da sempre il sovescio della vecchia coltivazione, ma di questo abbiamo già parlato. Quindi dicevo, questa è una classica lancia, ce ne sono di svariati modelli, di anche materiali, forme, non è importante. Qual è la cosa importante? È che questo tipo di lance sono ottime per tanti utilizzi, quindi quando si fanno i trattamenti fogliari acquosi, ma sicuramente nel pomodoro, quando la pianta è piccolina, vanno bene, quindi fino a intorno a mezzo metro di altezza. Quando la pianta si fa un po' più grandicella, come queste che vedete qui dietro di me, noi cambiamo strumento, arnese. Perché? Con questa intanto arriviamo a volumi mediamente, ecco, di 50 litri per 1000 metri quadrati, ok? Qui è un'altra cosa che dovrebbero capire quelli molto più tecnici di noi, è che il volume d'acqua che si va a utilizzare non dipende solo dalla lancia e dall'augello che abbiamo montato, ma soprattutto dal passo. Quindi il passo, quando si cammina, ovviamente se si corre finirai prima e utilizzerai meno acqua, va bene? Se invece si fa un passo da formica darai molta miscela, ecco, scusate, noi diciamo così acqua, ovviamente è una miscela con tutti questi beneamati prodotti. Con la precedente lancia abbiamo fatto una dimostrazione, vi lascerò il link in descrizione, è inutile mettere altra roba in questo video, ok? Quindi andatelo a vedere se non lo avete già visto, vuol dire che non siete produttivi, quindi iscrivetevi, mi raccomando, mettete mi piace, condividete, andate a guardare in descrizione, ci sono anche altri link importanti come i social, il blog, dove ci sono tanti contenuti sempre riguardo l'agricoltura. Bene, questa è la novità, se vogliamo, di questo video. Mostro la nostra lancia speciale, noi la chiamiamo la bacchetta, a 4 augelli, ok? Il funzionamento è molto semplice, c'è una valvola, quindi è collegata ovviamente anche questa con un tubo alla nostra botte con la pompa, il trattore e via discorrendo. Si aziona semplicemente aprendo la valvola, che ora si è un po' indurita, come vedete sono entrambe le lance sono molto vissute, utilizzando appunto, immaginate, oli vegetali, sostanza organica, si sporcano parecchio, però sono naturali, quindi fanno bene, anche un po' profumate, pochino. Ecco, quindi a 4 augelli, con questa qui arriviamo a 80 litri a 1000 metri quadrati, 80-85, sempre con un passo di media velocità, ok? Importante questo. In questo video vi farò vedere anche un'altra piccola dimostrazione di come lavora questa, mentre l'altra lancia, come la maggior parte delle lance di quel tipo, fanno una rosa, quindi il trattamento ha la cosiddetta forma a rosa. Invece questo qui fa un ventaglio, ogni singolo augello spruzza a ventaglio, quindi sono 4 augelli che vanno a creare un muro nebulizzato ad alta pressione, perché questa lavora a una pressione superiore rispetto a quella di prima,
l'effetto è, diciamo, si vede, il risultato è migliore. Non è quindi solo la questione di che diamo, ecco, che utilizziamo più miscela di trattamento, ma è come viene sparsa nella nostra coltivazione. Poi immaginate in serra, giustamente, anche se c'è vento, possiamo abbassare le finestre e dulcis in fundo, come abbiamo visto nel video precedente, spero che voi lo avrete visto tutti, con questo sesto di impianto che abbiamo utilizzato quest'anno c'è più spazio, più aria, più luce e entra meglio anche la nostra nube nebulizzata di sostanze benefiche, naturali, bellissime per le nostre coltivazioni. E ogni volta che andiamo a trattare, io vado a controllare se è stato uniforme il trattamento, è così, e già dopo poco, spesso anche dopo meno di un giorno, si vedono i risultati positivi in termini di colore delle piante, bellezza delle fioriture, tutto. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo che c'è una nuova rubrica che si chiama Risposte ad alcune domande, quindi siete invitati proprio a commentare e chiedere qualsiasi cosa, magari sarà di spunto per nuovi video e basta. Vi ringrazio per la visione, ci vediamo nel prossimo video, spero presto. Fate i bravi picciotti.